Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. Il titolo di questa serata, di questa sera, è La memoria del cuore. Ecco, mi è venuto questo titolo mutuandolo proprio da questa frase che Luca ripete due volte in questo brano di questa sera, ma anche alla presentazione, no, quando appaiono i pastori e vengono ad adorare il bambino dopo il canto degli angeli. Quindi c'è una memoria non solo della testa ma nel cuore. E questo brano del Vangelo di questa sera, il ritrovamento di Gesù nel Tempio, è un intermezzo, un intervallo in questi 30 anni di vita nascosta di Gesù, dalla presentazione al Tempio tra le braccia di Simeone fino alla vita pubblica. Gesù vive la vita nascosta, ecco, questa incarnazione che non è solo nel grembo di Maria, ma è proprio l'imparare, tra virgolette, a essere uomo, come tutti noi abbiamo imparato. Allora questo testo fa da cerniera, diciamo, da intervallo in questo lungo silenzio in cui non sappiamo niente di Gesù se non presumiamo la sua quotidianità. Ecco, a 12 anni il primo pellegrinaggio, i genitori andavano ogni anno a Pasqua, ma a 12 anni c'è il primo pellegrinaggio e quindi l'ingresso solenne del ragazzo nella società giudaica. Ecco, come maggiorenne, ed era il primo passo verso l'autonomia. Ovviamente erano altri tempi con altra cultura e altre età che non le nostre. Ecco, l'Evangelista Luca in questo brano fa emergere ancora una volta il ruolo di protagonista di Maria rispetto a Giuseppe, che pur defilato è sempre presente. E anche già Simeone nella presentazione al Tempio non si era rivolto a Giuseppe ma a Maria, dicendole che una spada le avrebbe trafitto l'anima. Anche qui in questo brano è Maria che prende l'iniziativa e chiede spiegazioni al figlio adolescente, quindi il ruolo di primo piano di Maria. Maria e Giuseppe perdono il figlio credendolo nella carovana tra i coetanei o i parenti, come era uso fare questi pellegrinaggi verso Gerusalemme in una carovana, anche per tutelarsi da eventuali assalti. Ecco, sembra strano, no, perdere un figlio, ma è possibile, e credo, oserei dire, che tutti i genitori perdono i figli. È comune a tutti i genitori prima o poi accorgersi che di aver perso tuo figlio, tua figlia. Perché è preso nella carovana delle cose da fare, nella carovana dei giorni, dal lavoro, da mille preoccupazioni. Un giorno ti fermi e d'improvviso ti accorgi che tuo figlio, tua figlia non c'è più. Il bambino carino che conoscevi, la bambina dolce e deliziosa, hanno ceduto il posto a uno sconosciuto. Quindi quello che avviene per Giuseppe e Maria con Gesù credo che avvenga a tutti i genitori. Ecco, e le loro crisi di crescita, le crisi di crescita dei figli nell'adolescenza, soprattutto nella turbolenza dell'adolescenza come quella di Gesù, ecco, determina anche la crisi del genitore. Quindi anche se non sempre, a seguito della crisi dei figli, un genitore dovrebbe mettersi in discussione, come Maria e Giuseppe, che si mettono alla ricerca del figlio smarrito. Smarrito non vuol dire perso chissà dove, come loro l'avevano perso Gesù. Però a volte i figli sono smarriti, disorientati dentro, e bisogna andare alla ricerca del proprio figlio. Ed è un cammino a ritroso, bisogna tornare nel Tempio, quasi a ritrovare le motivazioni della tua essere padre, madre. Quindi un ritorno a ritroso, e credo che se i genitori generano i figli mettono al mondo i genitori con i loro passaggi, come è avvenuto per Giuseppe e Maria in questo brano. Ecco, Maria e Giuseppe sono in un pellegrinaggio per la festa, ma dovranno poi incamminarsi verso un altro pellegrinaggio. A volte quando si vedono le persone che fanno dei pellegrinaggi è uno spostamento geografico, ma spesso è un pellegrinaggio interiore. Quindi in quel camminare cercando il figlio era un viaggio ritroso, ma era anche un viaggio interiore per i genitori, e lo troveranno dopo 3 giorni, 3 giorni di ricerca. Per ritrovare il proprio figlio non basta pensare di conoscerlo,
devi richiede tempo ritrovare il proprio figlio e appunto poi bisogna ritornare anche nel tempio, quasi a dire che lo trovi solo entrando nella sacralità del suo cuore e nel cuore del figlio rispettandolo. Quindi Giuseppe e Maria tornano indietro, è un pellegrinaggio, diciamo un ritorno a Gerusalemme, ma è anche un viaggio interiore, come voi che siete genitori sapete che i vostri figli vi hanno fatto fare quanti pellegrinaggi interiori alla loro ricerca. Ecco, angosciati ti cercavamo. Famiglia santa quella di Nazareth, eppure non le è risparmiata l'angoscia. Santa, eppure in crisi, dove i figli non capiscono i genitori. Ottimi genitori e santi Giuseppe e Maria, eppure non capiscono il figlio. Sono profeti visitati dagli angeli, eppure non capiscono quello che succede nella loro casa. Quindi potremmo dire che neanche i santi capiscono i santi, e questo ci consola perché anche in famiglia, in comunità, noi è difficile capirsi. Allora da questa famiglia santa però imperfetta, ecco, santa però limitata, scende come una benedizione, una consolazione per tutte le nostre famiglie che hanno tutti i loro limiti. Noi abbiamo l'immagine sempre un po' olegrafica, sdolcinata della famiglia di Nazareth, però sappiamo che è una famiglia reale che ha un travaglio, viaggia per il censimento, dovrà fuggire in esilio, dovrà vivere la vita quotidiana. Quindi è una benedizione che scende sulle nostre famiglie, perché neppure la santa famiglia, la migliore delle famiglie, è stata esente da incomprensioni, dalle fatiche della vita. Però c'è un particolare, ecco, insieme vanno a Gerusalemme, insieme cercano il figlio, insieme ritornano a Nazareth. Ecco questo avverbio insieme, che è sempre più raro nelle nostre famiglie. Ecco, ognuno vive la propria strada, ognuno ha le proprie mete, ognuno i propri segreti, e il pericolo è, nelle famiglie soprattutto, è quello che non si fa più quasi nulla insieme, tantomeno le cose del padre. Ecco, quindi ritrovare questo avverbio nelle famiglie sarebbe tanto importante in queste monadi che circolano da sole. Ecco, Maria chiede: perché ci hai fatto così? Maria non riesce a comprendere, perché Gesù non si era perso, deliberatamente era rimasto a Gerusalemme. Ecco, la sua domanda, già come con l'angelo, è una ricerca di senso, il travaglio di una ricerca. Ecco, il perché spesso sono l'espressione di un travaglio interiore, di una ricerca interiore. Ecco, lei non ha accolto acriticamente né il saluto dell'angelo e neanche questa scelta di Gesù. Ecco, lei fa la domanda perché non vuole correre il rischio di far dire a Dio quello che Dio non dice. Quindi interrogare anche Dio nelle situazioni della vita ci aiuterebbe forse a far più chiaro e non attribuire a Dio qualcosa che Lui non vuole dire. Ecco, l'angelo aveva chiesto come. Com'è possibile, non conosco. Al suo figlio chiede il perché. Ecco, sono le stesse domande che spesso affollano la nostra mente. Com'è possibile perdonare magari un tradimento, una ferita grande? Perché mi succede questo? Quindi quel come, quel perché, sono le domande, abitano le nostre domande. E spesso non c'è una risposta immediata. Ecco perché bisogna avere la pazienza del cuore. Noi siamo abituati ormai a accendere un interruttore, se il computer è lento ci arrabbiamo, vogliamo risposte subito, ma ci sono le risposte che solo la pazienza del cuore può attendere. Ecco, la prima e l'ultima parola in Luca, nell'Evangelo di Luca, le prime e l'ultime parole di Maria nell'Evangelo di Luca, sono due domande. E con la sua domanda Maria obbliga Gesù a dire la sua prima risposta. Quindi Gesù fino adesso non aveva proferito una parola ed è Maria con la sua domanda che farà rompere il silenzio a Gesù, così come farà alle nozze di Cana e lo vedremo domani sera.
Ecco, per la prima volta Gesù parla e la prima parola di Gesù è una domanda, come farà spesso nel Vangelo. Quando qualcuno, l'interlocutore, gli pone una domanda, Gesù risponde con un'altra domanda per portare l'interlocutore a un livello più alto. Difatti alla domanda il perché di Maria, e Gesù fa un'altra domanda: perché mi cercavate? Ecco, è una domanda che non è rivolta solo a Giuseppe e Maria, ma anche a noi. Ma perché cerchiamo Dio? E che Dio cerchiamo? Se è il Dio che risolve i problemi o il Dio che abita il mistero, e quindi il tuo volto, Signore, io cerco, non nascondermi il tuo volto. Ecco, Gesù risponde con una oscura chiarezza. Oscura perché Maria e Giuseppe non la capiscono, però è chiara. Lui dice il perché del suo essere venuto. Devo occuparmi delle cose del Padre mio. E questo sarà stato un promemoria per i genitori, che lui era loro figlio, ma era un figlio d'altrove. Vi ricordate la poesia di Gibran? Una madre chiese al profeta: raccontami dei figli, e i figli non sono figli tuoi, sono i figli. Anche Giuseppe e Maria dovranno ricordarsi che quel figlio, come tutti i figli, non è possesso dei genitori ma della vita. E Gesù era figlio del Padre. Ecco, Maria, ponendo la domanda, apre un dialogo pacato, senza risentimenti, senza accusa. Ecco che sa interrogare ed ascoltare, cosa che non riusciamo più a fare in famiglia e forse anche in comunità. Lei interroga, riceve una domanda incomprensibile. Questo sapersi interrogare e ascoltare, e lasciarsi interrogare, perché anche i genitori dovrebbero lasciarsi interrogare dai figli, che sono sempre una domanda posta nel cuore dei genitori. Perché che sarà di questo figlio? Si chiedevano quando alla nascita di Giovanni Battista. Ma essi non compresero quello che aveva detto loro, e non sempre, non spesso è facile comprendere i propri figli, anche magari quando ti rispondono in un impeto di rabbia. Ecco che espressione del loro disagio. Spesso i figli rispondono con aggressività che esprime il loro malessere. Ecco, Maria e Giuseppe hanno fatto l'esperienza di non comprendere, e a volte bisogna accogliere anche la parola di Dio che non si comprende, a volte non ci giunge chiara, convincente. Allora a volte la parola di Dio bisogna accoglierla così com'è, non perché ti è chiara, ma perché è parola di Dio. E quando non la comprendiamo si innesca il meccanismo della ricerca, il percorso della meditazione, dell'attesa. Ecco, dobbiamo chiedere a Dio che ci aiuti a conservare nel cuore le sue parole, anche quelle che non comprendiamo, anche quelle dei nostri cari. E la prova di Giuseppe e di Maria educa anche loro alla libertà. Fu una prova importante per loro, e credo che anche noi le prove che abbiamo vissuto bene rendono sapiente il cuore. Come posso rendere sapiente il cuore? Dio non ci toglie le prove, ma attraverso le prove, se le interpretiamo bene, ci rendono più sapienti. Ecco perché padri e madri, e direi uomini e donne, lo si diventa nel corso di tutta una vita, rinnovando l'impegno, anche quando non si capiscono i figli, anche quando non si capiscono certi passaggi della vita. Ecco, allora, nei momenti difficili la strategia non è accusarsi reciprocamente, ma cercare un progetto insieme. Giuseppe e Maria non si sono accusati: è colpa tua, è colpa mia, è colpa di... ma insieme vanno a cercare il figlio. E quindi anche evangelizzarsi reciprocamente, sapere che se hai seminato del seme buono in tuo figlio, anche se ora sembra inverno, quel seme prima o poi germoglierà, e la primavera tornerà. Quindi, come dice un salmo, nell'andare se ne va e piange. I genitori sono sempre chiamati a seminare, anche se non c'è il raccolto immediato. Ecco, quindi, se c'è una virtù che è un po' dimenticata nella nostra società, la perseveranza. Ecco, noi siamo nella cultura dell'immediato, dell'effimero, mentre la virtù della perseveranza è una virtù quotidiana che non si arrende, discreta, umile. Ecco, come genitori
essere come Maria e Giuseppe, perseveranti nella seminagione, sapendo anche che verrà il tempo del raccolto, ma non sai quando. Allora, con la vostra perseveranza salverete la vostra vita, dice Gesù. Ecco, Luca racconta due pellegrinaggi, da Nazaret a Gerusalemme e da Gerusalemme a Nazaret, verso la casa, quindi verso il sacro e verso il quotidiano. Allora, Nazaret e Gerusalemme sono come due poli in cui si dovrebbe muovere il cuore di una famiglia. Gerusalemme che dice la casa di Dio, le cose di Dio. Nazaret, il nostro quotidiano. Gerusalemme è come dire amerai il Signore Dio tuo. Nazaret, ama il prossimo tuo come te stesso. Ecco, la nostra vita dovrebbe svolgersi tra queste due polarità, Gerusalemme e Nazaret, e farli coincidere, perché quando io vengo in chiesa mi porto la mia Nazaret, la mia storia, le mie famiglie, le mie lacrime, le speranze, e quando torno a Nazaret a casa porto Gerusalemme con me, quanto ho vissuto nella chiesa, quindi unificare Nazaret e Gerusalemme nelle nostre famiglie. Allora, Gesù, pur avendo risposto così bruscamente, apparentemente, alla madre, tornerà e si sottomette a loro, perché non scavalca il crescere umano, quindi si sottomette anche a chi non lo capisce, e si può diventare sapienti anche sottomettendoti all'incomprensione di chi magari ti è più caro, perché non tutto ci va bene nella vita. Però c'è un passo della lettera ai Romani 8:28 che dice tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, tutto concorre al bene. E io mi ero chiesto, ma com'è possibile che tutto concorra al bene? Perché mi ero fermato alla prima parte, c'è la seconda, per coloro che amano Dio. Quindi Maria e Giuseppe fanno concorrere al bene anche una pagina abbastanza dolorosa in cui smarrire un figlio crea angoscia, e chi è padre e madre lo sa. Allora, è una consolazione per i limiti delle nostre case, come dicevo, ma si può crescere anche nelle difficoltà, sottomessi a chi non ci capisce. Maria impara l'arte di pensare e di meditare. Maria custodiva tutte queste cose nel suo cuore. Ecco, conservare nelle cose e inserirsi in qualcosa di più grande. Perché se io non lo capisco, non vuol dire che è assurdo, ma perché forse non sono ancora pronto per capirlo. Quindi Maria meditava, metteva come insieme i pezzi di un puzzle, nell'attesa che si componessero per comprendere qualcosa che ci supera, che la superava. Allora, almeno capire che c'è un oltre nelle cose. La verità che viviamo è che la vita la viviamo in modo precipitoso. Ecco, Maria ci dice anche una calma nel vivere le cose. E così, vivendo sempre frettolosi, ci sfuggono tantissime cose, tante ricchezze che potremmo scoprire se fossimo un po' più meditativi, contemplativi. C'è una frase che dice si annega nella superficie e non nella profondità. Si annega nella superficie del mare, non nella profondità. Per questo ti chiediamo e ti preghiamo, Maria, donaci la tua sapienza, che è l'arte di un cuore che ascolta.